Ritrovate e benvenute sul mio canale. Oggi parlo di un nuovo prodotto che è uscito proprio nel corso di questa campagna, la 9, ed è questo qui in particolare, il 2 in 1 Cucio Cloud. In cosa consiste? È un prodotto in crema che può essere usato sia sulle labbra che sulle guance, quindi a mo' di blush. Io al momento ne porto uno. Il colore si chiama Bubblegum ed è un rosa molto vivace, molto acceso. Il prodotto si presenta così, in questa scatolina, e la confezione è un tubetto con tappo che si apre a scatto e, come vedete, c'è una spugnetta alla bocca del prodotto. Ovviamente, premendo sul fondo del tubetto esce il prodotto e poi possiamo andare ad applicarlo direttamente con la spugnetta sulle labbra. Per quanto riguarda le guance, si potrebbe anche fare con la spugnetta, ma io personalmente lo trovo più pratico prelevare il prodotto con le mani e andare ad applicarlo e a sfumarlo con le dita stesse. Questo perché? Perché innanzitutto, come potete notare, la spugna, dopo che l'avete usata, si impregna del prodotto e quindi rischiate, per quanto riguarda le guance in particolare, di andare ad applicare troppo prodotto. E quindi, come sempre e come insegnano tutti i makeup artist, applicare troppo prodotto può diventare un problema, perché poi, anche andando a sfumarlo benissimo, magari andiamo a fare un effetto highlight, un effetto Biancaneve che non piace a nessuno. E quindi, per evitare questo problema, andiamo a prelevare poco prodotto alla volta, lo andiamo ad applicare con le mani, lo sfumiamo con le dita, lo applichiamo con le dita e lo sfumiamo con le dita, e poi aggiungiamo un nuovo prodotto nel caso in cui l'effetto che abbiamo ottenuto non è quello desiderato. Purtroppo la mia webcam non è proprio di altissima qualità, quindi i colori non si vedono benissimo. Io adesso, come vi dicevo, porto questo qui, che come colore si chiama Bubblegum, ed è un bel rosa acceso. Vediamo se riesco a farvi vedere la differenza tra i vari colori applicandoli sull'avambraccio. Appunto faccio questo, intanto vi descrivo in cosa consiste il prodotto. Come vi ho detto, è un prodotto in crema. Qual è la particolarità però di questa crema? Che ha al suo interno delle particelle di aria, e quindi emulsionata con queste particelle di aria si ottiene una crema estremamente soffice e morbida che somiglia moltissimo ad una mousse, quindi è veramente molto piacevole la sensazione che dà al tatto. Inoltre, il principio, diciamo, attivo principale presente in questo prodotto è l'olio di cocco. Olio di cocco che mi insegnate voi, ovviamente, notissimo principio attivo che ha caratteristiche lenitive ed rinfrescanti ed è anche estremamente nutriente. Quindi la presenza dell'olio di cocco rende il nostro prodotto, il Cushion Cloud, estremamente nutriente, che mantiene fortemente l'idratazione che abbiamo sulle labbra o sulle guance, e inoltre è anche un lenitivo, quindi se abbiamo piccole infiammazioni, eccetera, eccetera, va un attimino a attenuare l'infiammazione che abbiamo presente sia sulle labbra che eventualmente sulle guance. Quindi, come vi stavo dicendo, un prodotto veramente di alta qualità ad un prezzo più che conveniente, visto che il prezzo di lancio è 7,99 € ed è molto molto comodo. Come dice la pubblicità qui sul catalogo, è un prodotto imperdibile. I colori che avete a vostra disposizione sono questi 8. Non riesco a farveli vedere tutti, sì.
sono questi 8 che, come potete notare anche dalle foto, sono dei colori estremamente, con delle nuance estremamente naturali. Qualcuno avrà tendenze al rosa, altri al marrone, altri all'aranciato, che appunto richiamano i toni e i sottotoni dell'incarnato in modo di adeguarsi in maniera corretta con ogni tipo di tono di pelle. Che altro c'è da dire su questo prodotto? Non ve lo lasciate scappare, sta andando veramente a ruba, io già ne ho ordinati diversi per le mie clienti. Se volete lo potete acquistare anche voi dal mio shop online, di cui vi lascio il link nel commento del video. Quasi quasi mi dimenticavo. Ho provato i tre colori, come vi ho detto, sul mio avambraccio. Adesso vi faccio vedere se riesco. Ok. Sul mio avambraccio ho provato i tre colori. Come vedete, uno, questo, il primo è spiccatamente rosa ed è il bubblegum che io indosso. Il secondo tende al marrone e il terzo è un rosa un po' più tenue. Questi sono i tre colori che io ho acquistato. Messi vicini, magari la differenza di colore si nota un po' di più, mentre sulle labbra non si vede neanche che lo porto. Ho provato ad usarlo con la spugna sulle guance, però il risultato non mi ha fatto proprio impazzire, quindi non lo consiglio. Eventualmente usate una spugna, che avete a casa, tanto tutti quanti noi che amiamo truccarci siamo più che forniti di spugne e di pennelli, come vedete anche alle mie spalle non mi mancano. E quindi per andare a sfumare sulle guance potete tranquillamente usare le dita, come ho detto prima, o una spugna che avete in casa, o anche ovviamente una spugna da trucco, oppure potete usare anche un pennello apposito per il blush in crema. Quindi essendo il prodotto in crema, mi raccomando, il pennello deve avere le setole sintetiche, non quelle naturali, che sono poco indicate per i prodotti in crema. Ok, anche per questa volta io ho concluso, quindi vi aspetto con i commenti per sapere cosa ne pensate del nuovo prodotto della Avon, e a me non resta altro che chiedervi di iscrivervi al canale, mettere un like al video e soprattutto attivare la campanellina per le notifiche, così sarete sempre aggiornati sull'attività del canale. Anche per questa volta io ho concluso, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima!